Ciao ragazzi, qua TW, bentornati sul mio canale, bentornati nella nostra carriera allenatore con il Salford. Oggi può essere l'episodio X, perché vi faccio vedere subito le notifiche, altra riunione per valutare il mio lavoro. Purtroppo ieri è successo quello che è successo, vada come vada, quest'anno sarà l'ultimo anno di questa carriera e io penso questo, ve lo dico all'inizio video perché non so sinceramente come possa andare avanti questa carriera, perché mi potrebbero anche esonerare, sinceramente. Sì, ovvio, penso che tutti quanti avremmo voluto vincere la Premier. E chiudere una carriera senza Premier fa un po' strano, farebbe un po' strano. Però sarebbe anche una motivazione per dire: ehi, guardate, anche senza vincere la Premier, siamo riusciti a costruire un qualcosa e spero di essere riuscito a trasmettervi qualcosa. Stiamo facendo questa carriera da quando? Da, non lo so, dicembre, novembre, una cosa del genere, se non ottobre. Quasi 200 episodi del Salford, è successo di tutto, è successo la qualsiasi, i nostri periodi top, i nostri periodi brutti, abbiamo conosciuto giocatori, abbiamo fatto video insieme a giocatori, è successo veramente assurdo di tutto. E io vi ringrazio per questo, vi ringrazio. Per chi appunto dice, non lo so, aspetto le 19 e mi rilasso quei 20 minuti, quella mezz'oretta insieme a ZV e al suo Salford, li passo spensierati. E durante tutta la quarantena mi sono arrivati messaggi bellissimi di gente che diceva, la tua carriera mi sta salvando, gente che comunque ha scoperto la mia carriera proprio durante la quarantena e che è stata aiutata a passare un pochino i giorni. Cioè, comunque aveva 150 episodi, 170 episodi da poter riguardare indietro. E quindi mi fa essere veramente fiero di quello che ho fatto. Il Salford è nato un po' così a caso. E piano piano tutti insieme lo abbiamo trasformato in quello che è adesso. Quindi, veramente, vada come vada, quest'anno abbiamo fatto la storia. E penso che una carriera così bella e così emozionante non capiti sempre, non capiti sempre e non è soltanto grazie a me, ma è grazie a voi, quindi fatevi un applauso anche voi stessi. Comunque, adesso abbiamo il Chelsea fuori casa, perché ovviamente io faccio sempre questi discorsoni che possono far piangere, però magari non mi esonerano. Cioè, abbiamo fatto lo stesso discorso l'anno scorso quando siamo usciti dalla Champions ed eravamo arrivati settimi in campionato e non ci hanno esonerato. Comunque, adesso stiamo lottando per la Premier. Quindi non lo so, adesso vediamo. Eccoci, tutto pronto. Chelsea Salford, Stamford Bridge. Sempre bello venire a giocare qui. Declan Rice, Stones. Il Chelsea lo sappiamo, è una bella squadra. Io ho voluto rimettere Loader titolare perché Brunner comunque sta facendo il devasto. Però io il mio Danny Loader lo voglio continuare a mettere. Voglio che si sblocchi e magari appunto le partite in panca lo hanno motivato. Adesso vediamo. Intanto attenzione al Chelsea che attacca con Declan Rice contro Santini. Bruno Fernandes allarga per Pulisic. Bravo James. Sancho, dai, ripartiamo subito. Santini, centralmente, belli capelli. Andiamo con Evian. Fatti vedere Mladenovic. Subito il lancio per Mladenovic, però l'Inglè in qualche modo ferma il tutto. Ovviamente, ragazzi, non è ancora detto che ci esonerano. Siamo vicinissimi al secondo posto. Occhio intanto un attimo. Regà, ancora è tutto in ballo. Pierino recupera. Dica, in qualche modo per Santini, belli che fai Douglas Luiz. Vai Sancho, dagliela Sancho, ottimo il lancio, Giorgino bello, che la stoppa anche è migliorato, sono migliorati tutti i nostri ex. Evian per Loader, eccolo qui, tornato titolare, c'è subito Evian che si fa vedere, chiediamolo due, corri Evian, occhio, aspè, è bella, no, era bellissima l'idea, era bella l'azione, stavo aspettando anche Santini. Attenzione perché Santini rimane giù, no Santini rialzati. No, Santini, rialzati, guarda che ti si... No, 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 ti prego, rialzati. È un po' infortunato? Spero che stia facendo finta, spero che sia una botta. Vediamo un po', c'ha il cerottino. Però in teoria nulla di grave. Dai, pure l'infortunio di Santini, ma così dal nulla proprio. Tanto aspettate, perché Loder aspetta Sancho. I due si cercano e si trovano. Jadon Sancho contro Giorgino Bello. La skill, Sancho in aria, dentro, per Santini, pure infortunato. No! Pure infortunato, io mi sa che metto da Hood. È mezzo rotto Santini. Non mi fido a lasciarlo in campo. Non lo so, magari da non infortunato sto gol me l'avrebbe fatto. Però era comunque di piede debole. Bella azione dei nostri ragazzi. Eccolo qui da Hood, è entrato al posto di Santini.
per Jadon Sancho, ancora contro Giorgino Bello, riesce ad andare via. Jadon Sancho, dentro, questa volta per Loader, dietro, Dahoud! Proprio lui è appena entrato! Dahoud! 1-0 Salford, primo gol! Per lui, con la nostra maglia, appena entrato, questo gol l'avrebbe fatto pure Santini, eh? L'avrebbe fatto anche Santini. Grandissimo Jadon Sancho, come sempre, tutto bene, poi Loader... Qui furbissimo Danny, non ha tirato perché la posizione era un pochino scomoda e soprattutto defilata. Dietro di tacco per Dahoud, primo pallone toccato e gol. Mahmoud Dahoud. Fine primo tempo, siamo avanti noi. Fuori casa Stamford Bridge, guardate che non è facile, non è per niente facile. E sono felice che abbia fatto gol Dahoud perché appena entrato a fare gol, cioè, cavolo, ti motivi un sacco. Mladenovic, Pierino. Proprio per Mahmoud Dahoud. Non sapevo che si chiamasse Mahmoud, ragazzi. Comunque, James per Loader. Va subito da Sancho, che si gira bene. Attenzione, Loader, fatti vedere sull'esterno il pallone per Mladenovic, che la stacca bene. Però, l'ha colpita troppo lentamente. Dahoud, in mezzo al campo. Ancora, prova a girarsi. Si gira bene. Ritz, che non so chi sia. Ferma il tutto. Ancora Dahoud. Allarga molto bene il gioco per Tierney, che va subito su Evian. Attenzione, la posizione è regolarissima, eh? Sì, regolare. Attenzione, Evian, uno contro uno. Riesce a... No, oh, Stones. No, stavori. Ho provato a fare tipo una cosa troppo difficile. Volevo fare un tunnel che ce lo saremmo ricordati fino alla fine di, boh, del 2030. Mladenovic incredibile. L'ha salvato lui. Possiamo ripartire in contropiede con Evian, contro l'Inglè. Dai che sei più veloce. Dai, Evian, dai, come Bale. Sembrava Bale con Bartra. Qui c'è bisogno di Brunner, ragazzi. Per forza, ce la pareggiano, se no dobbiamo chiuderla. Occhio, Ndika. Benissimo, vai Mahmoud. Vai Mahmoud, tocca quella. Bravissimo. Loader, uno contro uno. Prova ad andare Loader. Attenzione, Loader. Non c'è nessuno. Allora si mette in proprio Loader, dentro per Mahmoud. Che passaggio è? Che cazzo era? Mahmoud ancora contro Bruno Fernandes. Prova ad andare lui. Ancora Mahmoud. La chop di Mahmoud. Attenzione, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Allora si mette in proprio. Si mette in proprio Mahmoud. Attenzione. Le skills. Mahmoud. Non c'è nessunissimo. Non c'è nessuno. Rigore. Bah, poteva che scale. Ci dava il rigore. Occhio al Chelsea. George Bello. Bravo James. Va ancora da Mahmoud. No, porca di quella. Guarda che se mi fa il gol George Bello è la fine, eh. Ve lo dico. Ve lo dico, Mahmoud intanto va, accelera, fatti vedere Mladenovic, bravo Mladenovic, bello, vai Danny, ce l'ha, no, no, niente, Loader continua, ha fatto l'assist oggi, però continua il suo periodaccio, quindi poi Loader dentro Brunner, loro hanno fatto uscire Giorgino Bello, ma perché che era l'unico che stava spingendo così tanto, non ne ho idea, comunque Douglas Luiz per Mahmoud, eccolo qui Brunner, tocca il suo primo pallone. Brunner, non c'è nessuno. Allora prova ad accelerare subito Brunner. Subito Brunner. Oh, fallo. Nah, non fischiano nulla oggi. Anche perché poi da lì Brunner ha fatto gol di punizione. 89, dai, teniamoci questo 1-0. Bravissimo, belli capelli. Mahmoud, teniamoci questo 1-0. Mahmoud, sì, Mladenovic che si fa vedere nel buco. Mladenovic ancora dietro per Mahmoud. C'è Brunner, Brunner, Brunner. Oddio che tiro, bruttissimo Brunner. Finisce qui. Abbiamo avuto l'opportunità addirittura di fare il secondo gol. Ma va bene così perché sono tre punti allo Stamford Bridge, ragazzi, eh. Tre punti allo Stamford Bridge. Loader ha fatto anche assist, vediamo, perché la pecca sarebbe l'infortunio di Santini. Anche se Mahmoud Dahoud si è comportato bene. Io aspetto perché magari mi esonerano. Non lo so, non ho la minima idea. Questa qui la simuliamo. E la simuliamo. Non so se fare cazzate. No, non la metto più la formazione da turnover, raga. Non la metto più, tranquilli. Tranquilli. Dai, in casa contro il West Bromwich. Siamo in casa. Quindi 2-1. Mamma mia, ma che cazzo, è diventato più difficile vincere simulando? Loader segna e segna anche a Quevier, ma solo 2-1 con la nostra formazione titolare. Comunque ragazzi, dai, abbiamo il Leicester, siamo anche in casa. Non sarà facile ovviamente. Io tengo ancora il nostro Danny Loader titolare, anche se è un pochino stanchino. Dai, io ripeto, siamo in casa e i tre punti ci servono come l'oro. Portiamocela a casetta e continuiamo la nostra scalata verso il primo posto. Eccoci, partiti. Oddio, il campo oggi, il Town Park, sembra un po' un campo di patate.
Cioè, guardate, ci sono tipo delle chiazze marroni di terriccio non battuto. Speriamo che non possa influire questa cosa sul rendimento dei nostri players. Santini si è ripreso alla grande, dai. Sancho qui perde il pallone. Il Leicester, ragazzi, lo sappiamo che c'è una bella squadra, ha dei giovani che comunque sono cresciuti tanto. Poi hanno Gnabry, che cazzarola, è un top player ormai, è un top player. Caramo, hanno tantissimi giocatori. Insomma, non è una squadra da sottovalutare in fin dei conti. Evian sulla fascia, prova ad accelerare. Evian contro Golovin, il russo in qualche modo ferma il nostro acqua Evian alla faccia di Golovin. Guarda quanto piotta! Guarda, meno male che abbiamo Mladenovic. Sancho per Loder che può. Dai, vabbè, spostato come una spallata Loder. Loder dentro a cercare. No, cos'è? Perché l'ha lasciata? Era in fuorigioco Mladenovic. Sembra che, cioè, mi è sembrato che si sia proprio spostato, quasi scansato dal pallone. Comunque, Evian recupera per Mladenovic nell'uno contro uno, riesce a tenere testa. Attenzione, Evian, Loder però non si fa vedere in mezzo. Evian allora ricostretto ad andare su Mladenovic. Però Loder non si fa più vedere, non abbiamo un punto di riferimento lì in mezzo alla porta avversaria. Santini intanto per Jadon Sancho. Attenzione Sancho, c'è Loder in mezzo. Sancho proprio per Loder. Dai, ma perché me l'ha colpita così male? A parte che me l'ha salvata il difensore. Vabbè, aspettate. Sancho si gira. Sancho, rigore. Calcio di rigore. Jonathan Tah, l'orco, ce lo ricordiamo. Mamma mia, era stato anche espulso Jonathan Tah. Vediamo adesso se l'arbitro tira fuori un cartellino. Calcio di rigore, io vado con Mladenovic. Vado con Mladenovic, ragazzi. No, non è rigore! No, dai, punizione dal limite. Vabbè, Douglas Luiz. Non abbiamo Brunner. Belli capelli Douglas Luiz. Vediamo se lo fa. Vediamo se belli capelli Douglas Luiz lo riesce a fare. Sarebbe il suo terzo gol di punizione. Vediamo. Belli capelli. Douglas Luiz! Eccolo! Regà, ormai. Fatto cadere tutto. Ho imparato a battere le punizioni a fine FIFA. A fine FIFA. A quasi a luglio ho imparato a battere le punizioni. Vabbè. Meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Poi belli capelli Douglas Luiz. Ormai c'ha il piedino, eh. C'ha il piedino, belli capelli. Guarda lì che gol. 1-0 Salford. Ok, mi stavo lamentando per il mancato rigore. Però quest'anno belli capelli Douglas Luiz è particolarmente ispirato con i free kick e li mette tutti dentro. 1-0, 1-0, meritato, meritato, meritato. Loder purtroppo ha fatto un paio di errorini, però vabbè, loro ci hanno fatto questo brutto fallo e ovviamente ne abbiamo approfittato. Jadon Sancho, intanto aspettate, Sancho ancora in aria. Sancho prova a riguadagnarsi un altro rigore. No, la mette dentro, bellissima! Bellissima palla! Però Mladenovic era in fuorigioco? No, cos'è? Chi l'ha toccata? Oddio, vabbè, corner, meglio per noi. Evian dentro. Pierino non ci arriva. Vediamo se Santini. Sì, ci arriva la skill. Mamma mia, Santini, però è basso. Ha provato a fare il sombrero, ma è basso. Oh, non prendiamo il contropiede, grandissimo Tierney. Non prendiamo il contropiede perché è la fine. Dai, facciamolo noi il contropiede con Santini. Per Loder, ancora Santini, prova ad andare da solo. Santini, mannaggia, non sa fare un controllo su sto gioco quando si impunta. Loder, bellissimo movimento. Jadon Sancho, uno contro uno col portiere. Jadon Sancho, uno contro uno col portiere. Vabbè, non ci credo, questo qua quanto è veloce. Jadon Sancho ci avrà 99 di velocità. Sydney Tavares, quanto è veloce, ragazzi. Cioè, assurdo, veramente assurdo. Belli capelli. Si gira l'autore del gol dentro per Mladenovic. Va giù? Niente, niente. Oh sì, fallo. Vai, vai, belli capelli. Guardate che se mi fa ancora gol belli capelli Douglas Luiz, io veramente impazzisco, eh. Io veramente impazzisco. Belli capelli Douglas Luiz. Vuole la doppietta da punizione. Belli capelli Douglas Luiz. Vuole la doppietta da punizione. Belli capelli Douglas Luiz. La stava mettendo nel 7. Ormai è lui, è il nostro Andrea Pirlo. Belli capelli Douglas Luiz, ragazzi. È il nostro Andrea Pirlo. Mladenovic comunque si gira, c'è un altro fallo, però continuiamo questa volta. Santini per Mladenovic, la skill, tira! E vabbè, e vabbè. Occhio in mezzo, Pierino con calma. Forse c'è anche l'occasione per un'ultima azione, eh? Qui Sancho prova ad andare via. Subisce un fallo, ma fine primo tempo.
Mladenovic accelera, attenzione Mladenovic, parte da solo Mladenovic, velocissimo, attenzione il pifferaio magico, è anche un pochino stanco, ma ce la fa, riesce, entra in area avversaria, Mladenovic, la skill, dietro c'è Loder, che la mette sul suo piede forte, finalmente torna al gol. Aveva sbagliato il controllo, se l'era allungata un pochino troppo, ma finalmente torna al gol Danny Loder. Oh, e speriamo che questa sia la rinascita del nostro fucking loader. Speriamo che sia la rinascita. Vabbè che questo gol l'ha fatto Mladenovic, ovviamente, perché è partito da solo e ha tirato dritto. Però vedere loader come marcatore, vederlo appunto anche banalmente scritto. Guardate, infatti, guardate, qui già la recupera. Ancora loader. Prova ad andare via contro Jonathan Tah. Loader, la finta va giù. Non è fallo. Io intanto faccio un po' di cambi, sinceramente. Voglio mettere Vieira al posto di Santini e voglio mettere Krempicki al posto di Jadon Sancho. Facciamo entrare un po' di gente che non vede tanto il campo. Tanto siamo sul 2-0, dai. Sta partita ci voleva. Ha fatto trovare anche il gol di Loder. 3 punti easy e magari vediamo un po' cosa combineranno i due Manchester. Santini. Dietro per James, ancora Santini, va a cercare ancora James, lungo per Sancho che sta per uscire, quindi può dare tutto. Sancho la skill, infatti, Sancho riesce ad andare in aria. Sancho, attenzione, se la porta per il tiro al volo, viene fermato. Jadon Sancho comunque top acquisto, 200 milioni sì, sono stati tanti, ma top acquisto, non potete dire di no. Belli capelli per Santini, Mladenovic, di tacco, Loder, 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 Loder è tornato, è ufficialmente tornato, è ufficialmente tornato, è ufficialmente tornato, doveva fare gol, doveva risbloccarsi, lui va aspettato, va capito e aspettato, Danny fucking Loder, Santini per Mladenovic di tacco, Loder si gira e poi bam, imprendibile, doppietta personale, 17° gol. No, 18° addirittura. 18° gol in Premier League. Adesso ci sono i cambi, ma il risultato è di 3-0. Occhio adesso Leicester. Grande Ndicka. La mette giù. Vieira, appena entrato. Ronaldo Vieira. Accelera, non c'è nessuno. Chiede l'1-2 con Loder. Loder, mamma. Oh! Vieira! 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 Te pareva! Te pareva! Comunque Loder, lo so, cioè, adesso magari sono pazzo io, eh. Però da quando ha fatto gol si muove in un modo diverso. Voi direte che ZW sei un folle. Però mi sembra vero, mi sembra che si stia veramente muovendo in un modo diverso, più agile, più partecipe. Non so come spiegarvelo. Oh, comunque da quant'è che non facevamo un bel 3-0 in Premier? Penso da 2 anni, più o meno. Belli capelli Douglas Luiz, bello per Mladenovic che si fa vedere. Posizione regolare? Oddio, posizione regolare. Mladenovic lo sa! Grande parata di Scuffet. Evian. Sta per finire, attenzione, vuole andare sulla sua mattonella, viene fermato però fisicamente. Jonathan Tah, sbagliano il possesso palla, infatti la spazzano. Vabbè, sul 3-0 il Leicester comunque non sta più giocando. Krempicki, il tocco per James, si fa vedere molto Ronaldo Vieira che appena entrato comunque sta spingendo un botto. Qui Mladenovic dentro, oddio, si era girato talmente bene che potevo anche andare a tirare, ragazzi. Belli capelli Douglas Luiz, fantà, quanto cazzo è diventato forte. Evian chiede l'1-2 con Mladenovic, 1-2 che arriva, però Evian non se l'aspettava così lungo il tocco. La partita comunque è finita, 3 punti fondamentali anche perché siamo a rischio esonero. E quindi questo 3-0 diciamo che fa stare un pochino più tranquilli tutti, poi adesso minimo me la sono gufata, mi esonerano. Cioè, sarebbe il colmo essere esonerato dopo un 3-0 contro il Leicester. Vabbè, andiamo avanti. 9 tiri a 1, insomma, la partita l'abbiamo fatta noi. Vediamo magari gli altri Manchester, come si sono comportati, quanto abbiamo fatto. Non lo so, non ne ho idea. A parte che avevo anche una partita di più. Ah, FA Cup contro il Chelsea. Quella mi sa che la giochiamo. Per forza, a sto punto proviamo a vincere l'FA Cup, ragazzi. Va bene, no, siamo in casa. Farò magari un po' di turnover, però la gioco la partita contro il Chelsea, la gioco, la gioco. Dai, allora, prossimo episodio, quindi abbiamo Chelsea-Arsenal. Madonna, che episodio domani! Chelsea-Arsenal e Liverpool. Dobbiamo fare proprio il botto. Fatemi vedere un attimino in campionato. Fatemi vedere un attimino in campionato i due Manchester, ragazzi. Comunque stiamo salendo di overall allenatore, questa è una cosa importante. E secondo posto, però con una partita in più. Secondo posto con una partita in più.
Occhio, 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 occhio. Noi ci vediamo domani. Da ZW è tutto. Ciao ragazzi.